Stamattina ho ritenuto doveroso ritornare ad informarvi, ad aggiornarvi sulla situazione Covid del nostro Paese. Purtroppo ieri sera, nella tarda ora, ho ricevuto da parte dell'autorità sanitaria preposta dal Dipartimento USCA la notizia che due ragazzi che frequentano due classi diverse delle nostre istituzioni scolastiche sono risultati positivi. Immediatamente è stato avviato il protocollo sanitario previsto per questi casi. Quindi grazie alla collaborazione della struttura sanitaria e delle due dirigenti scolastiche interessate, abbiamo provveduto immediatamente ad adottare tutte le misure previste dal protocollo sanitario in questa vicenda. Quindi immediatamente tutta la popolazione scolastica rimanente è stata messa nella massima sicurezza. I ragazzi di queste due classi adesso sono in quarantena vigilata. In questi giorni l'ASP farà i tamponi a questi ragazzi e nella stragrande, e quasi sicuramente, perché queste sono le notizie che l'ASP fornisce, sicuramente daranno esiti negativi questi tamponi. Quindi precauzionalmente, solo precauzionalmente, questi ragazzi sono in quarantena. Io quindi vi esorto ancora una volta a credere in quello che il vostro sindaco vi sta comunicando, perché purtroppo la comunicazione non corretta a volte può generare un panico non giustificato e in situazioni come questa è molto ma molto deleterio. Quindi credete al vostro sindaco, che vi terrà aggiornati in qualsiasi momento e vi terrà aggiornati in tempo reale della situazione attuale nella nostra città. Questi casi positivi comunque derivano tutti da un unico focolaio che ormai già tutti conosciamo, che è quello del personale ospedaliero e non ospedaliero, appunto, della struttura sanitaria di Lentini, dove ormai la situazione è totalmente comunque sotto controllo. Quindi io mi rifaccio anche a questa situazione che ha visto coinvolto il personale sanitario che quotidianamente opera per la salute pubblica e per tutelare la nostra salute e che a causa del loro lavoro risultano maggiormente esposti. E grazie anche al loro sacrificio, che adesso stanno pagando anche con le loro famiglie, con questi contagi, io in modo netto e chiaro devo dire che purtroppo c'è una parte di popolazione, della mia popolazione, e questo mi duole il cuore dirlo, non degna di farne parte. Noi dobbiamo avere rispetto per coloro i quali rischiano quotidianamente la propria salute, mettendosi a disposizione e a servizio della nostra comunità. Noi dobbiamo fare in modo che tutti, dico tutti, adottino le misure di sicurezza minime che già tutti conosciamo: l'utilizzo della mascherina, il distanziamento fisico tra le persone e l'igiene delle mani. Questi sono comportamenti facilissimi da tenere. Chi non rispetta questi comportamenti basilari, che non comportano sacrifici particolari, non è degno di fare parte di questa comunità virtuosa che ha sempre dimostrato altissimo senso civico e rispetto della propria salute e quella di tutti i nostri concittadini. Questo mi andava di chiarirlo in modo forte e chiaro. Cari concittadini, comunque la situazione è ampiamente sotto controllo. Io vi ringrazio ancora una volta e confido nel vostro altissimo senso civico.